In corsia 1 parte Aurora Tasca, Aquapolis. Corsia numero 2, Anna Deboni, Onda Blu. Corsia 3, Anastasia Condemi, SC Nuoto. Corsia 4, Anna Porcari, Team Veneto. Alla 5 per l'Idros, Sara Flavia Strimb. Corsia 6 per Gymnasium Pordenone, Vanessa Rigoni. In corsia 7 parte Maddalena Luisa Secco, Idros. In corsia 8 Alice Geminiani, SC Nuoto. Partita questa finale, record della manifestazione del 2017 di Zoe Masetti, 2:18:76. Miglior tempo in batteria in corsia 4, Anna Porcari, 2:20:89. Atleta del 2006, quindi primo anno di categoria. Stessa età, Sara Flavia Strimb in corsia 5. Anna Porcari 33:02, Anastasia Condemi 33:24, Sara Flavia Strimb 33:31. Ed eccoci alla virata dei 100 metri, metà gara, sempre con la portacolori del Team Veneto, 1:08:69, i suoi secondi 50, 35:67, Sara Flavia Strimb 36:64, Anastasia Condemi scende in terza posizione con 37:00. Prova ad allungare ulteriormente, scappare via la Porcari con Sara Flavia Strimb che sembrerebbe aver messo al sicuro la seconda posizione. Anastasia Condemi stabile in terza dalla corsia numero 3. Questa è la situazione ai 150, ancora con Anna Porcari a spingere, 35:53, quindi di gran lunga sotto i 36 secondi anche per coprire il terzo tratto di 50 metri, ricordo lei al primo anno, quindi giovanissima, classe 2006, verso un miglioramento personale, una bellissima prestazione qui al 4 gennaio nella vasca di Montebelluna. Quindi Anna Porcari va a prendersi la vittoria dei 200 d'orso, 2:19:33 per lei su Sara Flavia Strimb, 2:22:86, e Anastasia Condemi consolida la terza posizione con 2:27:35. Proseguiamo con il programma chiamando in piano vasca i prossimi